Ciao, sono Matteo Andreini da skylenting.org e benvenuto in questo nuovo video. Oggi colgo l'occasione di un viaggio in macchina in direzione aeroporto per parlarti di un argomento molto molto importante, che è quello dell'internazionalizzazione di un'azienda di network. Quindi quanto la tua azienda è internazionale, quindi in quanti paesi è presente e soprattutto quanto è complicato creare una struttura in un altro paese. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto abbiamo parlato più e più volte. Quando io scelgo l'azienda di network con la quale collaborare, è vero che io magari non conosco persone all'estero, io personalmente, però sicuramente conoscerò altre persone o comunque creerò dei sistemi che mi potranno permettere di trovare nuovi collaboratori, reclutare e inserire nuovi collaboratori, nuovi clienti e, nel caso ad esempio di Cashback World, nuove aziende all'interno del circuito, all'interno della tua rete. Quindi, anche se io non ho conoscenze, come era il mio caso, comunque tramite l'amico dell'amico dell'amico andiamo a convenzionare tre ristoranti a Londra. E io, quando ho iniziato questa attività, non me lo sarei aspettato. Però ho fatto una scelta giusta del fatto di scegliere un'azienda che ha un'internalizzazione fantastica. Anche perché cosa porta la nostra azienda? L'azienda nostra porta un vantaggio veramente importante. Non è che siamo gli unici, parliamoci chiaro, che tanto se no qualcuno nei commenti subito scriverà: no, ma anche la mia azienda. Sicuramente, perché ci sono alcune aziende che sono valide e che hanno questo servizio, e è il fatto di avere un codice unico in qualsiasi stato dove vado, con una regolamentazione unica. Perché? Perché mi capita molte volte di sentire persone che si lamentano della propria azienda perché magari addirittura vendono prodotti e non hanno nemmeno un sito da dove farli acquistare ai clienti, li devono ordinare loro e poi li devono spedire fisicamente. E a me mi sembra abbastanza paradossale al giorno d'oggi dover collaborare con aziende del genere. E poi magari per ogni nazione in cui voglio operare devo aprire un codice diverso, perché quello italiano è diverso da quello tedesco, è diverso da quello inglese, è diverso da quello americano. E come cosa ormai non ha veramente più senso, perché con l'internazionalizzazione, il fatto che ormai il mondo è lontano ma in realtà con internet è molto molto vicino, bisogna scegliere aziende all'avanguardia, aziende che sono pronte e sono attive, proattive al cambiamento e all'innovazione, perché sennò realmente non si va da nessuna parte. Il bello della mia attività è che io mando un link, se voglio registrare un consumatore mando un link, la persona si registra, può essere 50 paesi nel mondo e può utilizzare la card in maniera completamente gratuita, così come l'opportunità di business, perché io posso mandare tranquillamente un link a una persona con un webinar che addirittura ti mette a disposizione l'azienda, quindi ora siamo in galleria, ti mette a disposizione l'azienda, quindi c'è neanche troppo sbattimento da fare. E fondamentalmente, mandato questo link, la persona può registrarsi automaticamente alla tua attività di business. Quindi fondamentalmente il concetto qual è? Il concetto è che il mondo si sta veramente restringendo, l'azienda di network deve essere pronta assolutamente a abbracciare il mondo digitale, abbracciare il mondo moderno. Sono aziende di network che sono completamente contrarie a sistemi online, ai webinar, alle presentazioni Skype, perché più che l'azienda lì si tratta dei leader, perché magari un leader che ha fatto la presidenza, il diamante, lo smeraldo, il rubino negli anni 70, 80, 20, 30 anni fa, gli gira le scatole e ci ha messo magari 10 anni a fare la massima qualifica, gira le scatole che magari con dei sistemi online la stessa qualifica la puoi fare in 3, 4, 5 anni. E lui dice: no, ma bisogna che le persone facciano il livello con l'offline. Poi c'è chi è nel... e l'azienda proprio te lo vieta, comunque a livello tra virgolette pulito te lo vieta, quindi magari ti evita di fare il nome, devi fare dei webinar un po' ambigui, un po' borderline. E per carità, poi ci sono persone che lo fanno e gli funziona lo stesso, ok? Però dico, a quel punto
scegli un'azienda che ti dà la possibilità di avere tutto e subito, tra virgolette, tutto e subito, cioè non dover star lì, dover ammattire per non nominare il nome dell'azienda nel webinar. Cioè, al giorno d'oggi veramente non ha senso seguire un'azienda di network che non è proattiva all'online, non è favorevole all'online, perché non porta assolutamente benefici. Io ora Londra non è che tutte le volte, una volta a settimana prendo, vengo su per fare gli eventi, assolutamente la imposterò con dei webinar, con delle presentazioni via Skype, farò una lezione via Skype, poi ogni tanto ci andrò anche per fare una girata, perché comunque avvicinarsi va volentieri. Però non è che sto lì e tutte le settimane vado lì, evento, workshop e poi due lingue. L'azienda mette a disposizione il webinar in inglese, preparerò un training specifico in inglese per tutte le persone che saranno là, sia per le aziende che per i Iconet, e molto semplicemente la cosa si duplicherà. Ora non è che dall'oggi al domani faccio il livello 8 perché vado a Londra, mettiamolo in chiaro. Londra è solo un'opportunità in più, è l'apertura di una linea, diciamo che è un passo in più verso l'obiettivo diamante, l'obiettivo presidente, l'obiettivo quello che sia. Quindi però con gli strumenti messi a disposizione oggi veramente posso fare la differenza rispetto ancora a tutti quegli altri networker che ti chiamano e ti dicono: oh, vieni a una festa. Cose veramente dell'altro mondo. Mi è capitato anche a me, gente che scrive in spam opportunità di business, ho visto che sei interessato al marketing, dice un'opportunità di business fantastica, e poi magari si rivela anche il classico Ponzi della situazione con le criptovalute tutte strane. Il giorno d'oggi ormai ci sono tante opportunità serie e tante opportunità di rischio, nel senso ci sono opportunità di business serio, di network serio, poi ci sono tante altre aziende che fanno degli schemi piramidali, schemi Ponzi, e è veramente il caso di evitare andare a scegliere aziende del genere. Io vi consiglio sempre di scegliere aziende proattive all'online che abbiano almeno 10 anni di esperienza, perché in 10 anni comunque l'azienda si è potuta espandere, ha potuto portare a sviluppo i suoi prodotti e servizi, può aver preso delle batoste, dei controlli, è pulita. Più l'azienda è vecchia meglio è una cazzata quella che è una grande cazzata quella che ti hai detto: ma siccome inizi oggi c'è una novità puoi guadagnare di più. Chi l'ha detta sta cosa? Non esiste. Cioè io all'infinito potrò fare questa attività. Sì, magari collaboro con l'azienda e qualcuno ci ha già collaborato. Sono solo 3-4 che possono essere scelti. Età dell'azienda. Una è necessaria la fisicità, in altre non è necessaria. Sono tante aziende, diciamo che quelle che possono essere scelte sono 4-5 se uno vuole fare il network marketing online, e magari in queste 4-5 sono aziende che sono in piedi da 40 anni e qualcuno ci ha già collaborato. Io la devo far capire da un punto di vista differente, devo creare sistemi differenti di reclutamento e di acquisizione clienti. Però quando poi ce l'ho, io so che ho stabilità, io so che di rete, se costruisco una rete importante e solida su più livelli, in profondità, poi non ho problemi da parte dell'azienda, perché l'azienda so che altre botte non ne prende, perché sicuramente l'ha già presa in passato. Questo è un po' il concetto. Quindi se questo video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video, e se vuoi approfondire quella che è la nostra attività di network e eventualmente sentirci direttamente da Londra, clicca sul link che trovi in descrizione, perché c'è un webinar gratuito a cui potrai accedere e dove Francesco ti spiegherà come poter fare network marketing online
e l'azienda con cui collaboriamo noi. Scusate, ma c'era il telepass, quindi se il video ti è piaciuto iscriviti, metti mi piace, ma soprattutto clicca sul link, webinar gratuito, ti registri, ti arriva un webinar, te lo guardi con calma, tranquillamente, se ti piace l'attività puoi candidarti per collaborare con noi e creare la tua rete commerciale grazie allo shopping e al cashback. Ci vediamo in un prossimo video.